Jai Jagannath, eccomi qui con i soliloqui o monologhi, come vogliamo chiamarli, che avevo promesso. Allora, cominciamo a fare una condivisione di schermo, che così sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, di due cose volevo parlare. In questo video vorrei parlare specificamente di del Narada Pancharatra. Eccolo qua. Ho ricevuto nella sezione commenti di un video abbastanza recente, ma non troppo, il link a questo documento in PDF che si chiama FDG Narada Pancharatra Bharadvaja Samhita sui Dikshaguru femmine. Questo è un documento creato all'interno dell'ISKCON BBKS da rappresentanti della ISKCON che vorrebbero dare istruzioni a riguardo a quello che le donne possono fare o non fare o non possono fare sul piano trascendentale. E già qui uno dice: ma per favore, nel sistema vedico la radice di ogni ignoranza è l'identificazione con il corpo materiale. Quindi non ci sono né uomini né donne, ci sono soltanto persone che credono di essere uomini e donne e persone che invece hanno superato questo livello di identificazione grossolana con gli elementi materiali. Queste persone che sono sullo stato liberato vengono chiamate Siddha. Allora, andiamo ad analizzare. Questo ovviamente Narada Pancharatra, vediamo, cominciamo con la fonte, con la bibliografia. In Narada Pancharatra, anche su quello avrei da dire, facciamo un'analisi poi magari separatamente. È vero che nelle liste dei testi del Pancharatra risulta una Bharadvaja Samhita, che fa riferimento a una più vasta collezione di Narada Pancharatra, che sembra che siano circa 200 testi. Ma questa Bharadvaja Samhita purtroppo non è stata tradotta e pubblicata né dalla ISKCON né da nessun altro, a mia conoscenza. Se qualcuno di voi ha trovato una d'edizione della Bharadvaja Samhita del Narada Pancharatra o meglio ancora dell'intero Narada Pancharatra con tutti i 200 testi pubblicata in inglese, preferibilmente perché sono sanscrito, facciamo un po' fatica, grazie, fatemelo sapere perché così potremo veramente verificare, andare a vedere se c'è veramente scritto così. Perché la Bharadvaja Samhita, l'autorità della Bharadvaja Samhita, in linea di principio possono essere accettati, non è mica un problema. Il problema è quando non esiste un testo che noi possiamo consultare per la verifica. Cioè, io posso affermare che la Bhagavad Gita dice che bisogna camminare sulle mani e offrire il prasada con i piedi, ma se non esiste un testo della Bhagavad Gita che la gente può verificare e andare a vedere se questo è vero o no, la citazione non aiuta molto, perché è chiaro che la Bhagavad Gita esiste, è chiaro che è una fonte autorevole. Ma quale citazione io sto dando dalla Bhagavad Gita? Se non è verificabile, non vale una verza. Quindi, per favore,
No, cominciamo con non reclamare un millantato credito di citazioni attribuendo le speculazioni personali delle persone o le speculazioni politiche o ideologiche delle organizzazioni, dei partiti, delle istituzioni, dei gruppi, dei movimenti, eccetera, eccetera, sull'autorità di testi che non sono verificabili. Quindi già questo qua comincia a farci capire quanto siamo in alto mare. Quindi qui c'è un executive summary, secondo loro dovrebbe essere un riassunto. Va bene, comunque diamo per ipotesi, accettiamo per ipotesi che queste citazioni dalla cosiddetta Bharadvaja Samhita del Narada Pancharatra e le conseguenti elaborazioni iscone siano, diciamo così, tratte da testi autentici, e andiamo ad analizzare i punti. Allora, i Siddha di qualsiasi gender o di qualsiasi famiglia, eredità, stato sociale o varna possono diventare Diksha Guru. Allora, abbiamo appena detto che cos'è un Siddha. Un Siddha è semplicemente una persona che ha abbandonato, superato i condizionamenti materiali di Ahankara e Mamatva, che sono basati sull'identificazione con il corpo materiale. Quindi, un Siddha non è come dire, autorizzato da votazioni del GBC, no? Che il Governing Body Committee o l'assemblea, diciamo così, come si traduce, il comitato direttivo di un'organizzazione composto di persone non qualificate per loro stessa ammissione, perché i GBC stessi affermano di non essere qualificati personalmente, ma di essere soltanto i rappresentanti legali dei puri devoti di Prabhupada, eccetera. Quindi non sono qualificati a capire che cos'è un Siddha. Quindi questi qua si mettono, che tra l'altro hanno al loro attivo numerosi, diciamo così, esempi di attività molto materialiste e addirittura criminali. Quindi queste persone, che non sono qualificate sotto nessun aspetto, neanche come esseri umani, si mettono in una stanza e votano chi è un Siddha e chi non lo è. La cosa divertente è che Mahamaya li prende in giro con un'eleganza meravigliosa, perché questi qua che loro hanno votato come Siddha, dopo qualche mese o qualche anno si rivelano essere dei criminali della peggior specie e non sono più Siddha allora. Allora, che noi vogliamo fare dei versi della Bhagavad Gita che dicono: quando uno raggiunge la perfezione, la realizzazione, Siddha significa perfezione, la perfezione, la realizzazione spirituale, trascendentale, non ricade più indietro. Ovviamente bisogna scegliere se ha ragione Krishna nella Bhagavad Gita o se hanno ragione i membri del comitato direttivo dell'associazione Pinco Pallo. Lascio a voi la scelta, io la mia scelta l'ho fatta. Mi sembra anche evidente da quello che dico nei miei video, nei miei libri, eccetera. Per cui io non voglio imporre la mia scelta a nessuno. Scegliete voi, ma sappiate che la vostra scelta comporterà delle conseguenze. Ok? Allora, quindi i Siddha di qualsiasi genere, maschile, femminile, neutro, o da qualsiasi famiglia, eredità, status sociale o varna, possono diventare Diksha Guru. Vediamo un attimo cosa vuol dire Diksha Guru.
Qui dobbiamo capirci sul vocabolario. Abbiamo già detto varie volte che la diksha nel sistema, diciamo così, nel movimento di Krishna Chaitanya, non è l'arinama diksha, perché la diksha del dare santo nome o gli insegnamenti di Krishna non viene considerata la vera diksha. Andate a chiedere a qualsiasi acharya delle Gaudiya Math, Gaudiya Vaishnava. La libera distribuzione, il libero mercato, il Namahatta, del nome di Dio, dei nomi di Dio, è libero. Non ci sono regole. Krishna Chaitanya ha detto: non ci sono regole perché dare santo nome. Non è la diksha. Quella lì non è la diksha. Quindi se uno vi dà un nome spirituale, vi dà un Mahamantra e si prende cura dei vostri problemi, quello lì è un guru, ma non è un diksha guru. Tanto meno sarà un diksha guru uno che vi dà un mantra, come sta scritto sul volantino, vi dà un nome a caso, senza conoscervi assolutamente, senza sapere quali sono le vostre realizzazioni, il vostro guna, il vostro karma, e la relazione che avete già con Krishna, perché ce l'avete già prima di incontrare questi personaggi. E la relazione con Krishna è eterna, sai com'è. Quindi, cioè, e soprattutto che non hanno nessuna qualificazione personale, nessuna realizzazione personale, e non si sentono assolutamente responsabili a livello personale verso il discepolo. Quindi questi sono meno che Harinama Diksha Guru, sono dei, com'è che li chiamo? Nel Chaitanya Bhagavat c'è una bella definizione che troverò e la metterò online. No, sono falsi guru. Quando si vedono guru di questo genere, bisogna girare i tacchi e scappare. Quindi, i sadhaka, cioè la vera diksha è quella che richiede le procedure che sono descritte nel Pancharatra. Quindi, chi ha ricevuto la vera diksha del Gopala Mantra è tenuto a compiere regolarmente la sadhana del Pancharatra. Quindi, non solo recitare i santi nomi come fa chiunque, ma anche offrire adorazione rituale specifica alle divinità. Quindi, qui usciamo dal seminato quando si parla di diksha. Diksha a che cosa? Gopala Mantra e all'adorazione della divinità che a nessuno viene insegnata. All'interno della ISKCON, dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, a nessuno praticamente viene insegnato ciò che c'è i rituali. Le necessità, la meditazione interiore, la meditazione esteriore, Nyasa, eccetera, che invece sono importanti nel Pancharatra, come vedremo in altri video che andremo a esaminare. Se vai da qualsiasi devotino ISKCON o anche presidente del tempio ISKCON e gli chiedi che cos'è il Nyasa, e quelli non lo sanno neanche, non sanno neanche che cos'è. Che dire di metterlo in pratica? Allora, facciamo un sondaggio tra le persone che conoscete, che sono all'interno della ISKCON o delle Gaudiya Math, eccetera, eccetera, e chiediamogli che cosa vuol dire Nyasa, quanti tipi di Nyasa esistono e a che cosa servono. Ok? Andiamo avanti. Quindi, i sadaka, che sono uomini dei Varna, Brahmana, Kshatriya o Vaishya, possono diventare Diksha Guru. Ha! Cicetti belli! Kalo Sudra Sambhava!
Di uomini che sono di Brahmana, Kshatriya e Vaishyavarna non ce n'è. Voi credete di essere diventati Brahmana, ma non lo siete diventati. I Brahmana hanno delle qualità ben precise, studiano i Veda. Voi sputate addosso ai Veda e dite che siete Brahmana. Voi classificate le persone secondo il corpo materiale e credete di essere Brahmana. Ma non fateci ridere! Non siete Brahmana, ma non siete neanche Kshatriya, non siete neanche Vaishya, siete, se va bene, tutti Shudra, se va bene, perché la stragrande maggioranza delle persone all'interno di questi movimenti, di queste organizzazioni, non sono qualificate neanche come Shudra. Perché tutti i Varna all'interno del Varnashrama Dharma devono osservare i principi, i quattro principi di base della religione. E il primo e l'ultimo di questi principi è Satyam. Quindi, se voi credete di essere Brahmana, Kshatriya, Vaishya comunque, o più in alto ancora, o trascendentali, e sputate regolarmente in faccia a Satyam, siete ignoranti dei Veda e presentate regolarmente Adharma come Dharma e Dharma come Adharma, siete in tamas, non siete neanche qualificati come Shudra, siete semplicemente Antyaja. Antyaja non si riferisce alla razza, si riferisce a tutti coloro che sono nati fuori dal sistema autentico Varnashrama Dharma. Ma anche in India, anche gli indiani che si autodefiniscono induisti, la stragrande maggioranza non è che Antyaja, perché i loro genitori non hanno seguito il samskara, non hanno studiato i Veda, non hanno osservato i principi vedici. Sono ignoranti come delle capre, anche se sono arroganti, ovviamente, perché loro, siccome hanno il DNA della conoscenza, allora qualsiasi sparata facciano, anche le cose più assurde, allora quello lì cioè, è autorevole. Ma che dire di quelli degli sconiti, che sono anti-Aja dall'inizio alla fine e non solo sparano dicendo di avere il DNA, ma addirittura dicono di avere l'autorità assoluta che deriva da una posizione legale ereditaria. Quindi sono andati in tribunale per stabilire chi aveva l'autorità di parlare del puro servizio devozionale. Signori, qui siamo alla follia completa. Quindi, se mi volete mandare questi link, questi documenti per convincermi che le donne non hanno, secondo i Veda, secondo gli Shastra, non hanno il diritto di dare diksha, ma per favore, vabbè, andiamo avanti. Poi una cosa divertente che Diksha eleva le donne al livello di Brahmana, ma con la Diksha non cambia il gender, cioè non cambia il corpo. Allora, i Sudra, gli Antaja ottengono il corpo di un Brahmana se sono adeguatamente iniziati, possono diventare Diksha Guru. Quindi nello stesso modo anche le donne ottengono il corpo di un Brahmana. Allora, di che corpo stiamo parlando? Se un Shudra, a parte che Shudra o Antyaja, vabbè, sono due posizioni molto diverse, ma diciamo che un Antyaja ottiene il corpo di un Brahmana, cosa fa? Rinasce come da una famiglia Brahmana? Come fa a ottenere il corpo di un Brahmana? Il corpo non cambia, stupidi! È chiaro che il gender non cambia con la diksha, ma non cambia neanche il vostro corpo materiale. Neanche quello degli uomini cambia.
voi mi state dicendo che con la diccia cambia il corpo materiale. Però il corpo materiale non è più quello di prima, però è sempre lo stesso gender. Ma allora scusate, quando parliamo di Parchia Madhurya Rasa, con Bhaktivinoda che dice che vuole la benedizione di essere liberato dal Purushattva e quindi vuole sviluppare il sentimento delle ragazzine che assistono le gopi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gender spirituale non cambia? Con l'iniziazione al Gopala Mantra, per cui uno viene, diciamo così, istruito, iniziato, appunto, viene iniziato al servizio intimo di Gopala e delle gopi, il gender non cambia. Allora cosa sono queste gopine diciamo così, si collegano e servono Krishna e Radharani come gopi? Sono transvestiti? Sono transessuali? E no, perché quello lì è un altro gender, giusto? Quindi l'uomo non cambia il gender. Il gender non cambia con la diksha, quindi un uomo rimane un uomo. Allora cosa fa? Come fa a fare la gopi? No, ditemelo voi. Ma non so se vi rendete conto di quanto siete fuori di melone, ragazzi. Cioè, è chiaro che il gender non cambia con la diksha. Il gender del corpo. Ma non ottieni un corpo di Brahmana se hai un corpo di Shudra o di Antaja, perché quella è la tua nascita. Tu ottieni il corpo spirituale, casomai, di Brahmana, se ti interessa. Perché il corpo materiale non è la base dell'identificazione, non è neanche un argomento di cui parlare, perché è pura ignoranza. Quando Mirabai andò a incontrare Sai Goswami di Vrindavana e uno di questi sentì che c'era una donna che voleva incontrarlo e disse: "No, grazie, io le donne non le incontro." Cosa disse Mirabai? Ah sì? Non sapevo che esistessero altri uomini all'infuori di Krishna. Siamo tutti Jiva Shakti, Tatasta Shakti e siamo tutti femmine per Krishna. Allora il Goswami dice: ah, ok, questa persona che sta parlando è un Siddha. Quindi rientriamo nel Siddha. BS vuol dire bullshit, still restricts women who are sadhakas from initiating, giving diksha. Ma chi se ne frega delle vostre restrizioni? Bullshit, BS. Va bene? Ok. Ok. Women who are siddhas can become diksha guru. Ok, ma nessuno mi chiede il permesso, teste di capra. Di Daksha, Daksha ha ricevuto una testa di capra perché pensava in questo modo. Pensava sulla base dell'identificazione con il corpo. Questo è un lila che c'è nel Purana e si spiega come Daksha, siccome pensava sulle linee dell'identificazione con il corpo, credeva che il marito di sua figlia gli dovesse un rispetto speciale per via dell'identificazione con il corpo, perché mia figlia è una femmina, quindi il marito di mia. Cioè, e cosa è successo? Come è andata a finire? Che Dasha si è beccato una testa di capra, tanto ce l'aveva anche prima. Quindi noi vediamo che Bhagavan, Ishvara, ha un grande senso dell'umorismo, eh? Per cui chi la mena che le donne non sono qualificate perché è lui che ha una visione materiale identificata con il corpo materiale. Andrà a finire male. Andrà a finire male. Tutti questi talibani che sono, inveiscono contro il femminismo.
vanno tutti a nascere donne nei paesi a governo islamico. Auguri, auguri, il karma esiste, non siete liberi del karma. Non so se mi spiego, eh. È chiaro che i devoti Siddha sono estremamente rari a paragone dei Sadaka. Certo, perché se continuate a predicare alla gente che tutti quanti siamo un corpo materiale, voglio vedere quanta gente riuscite ad aiutare ad arrivare al livello di Siddha. Prendi un'aquila, gli tagli le ali e poi dice, vedi, l'aquila non vola. Per cui non ha mica bisogno delle ali, non ha mai avuto bisogno delle ali, abbiamo fatto bene a tagliargliele. Really? Seriously? Cari ragazzi, rivedete le vostre posizioni ideologiche prima che scada il tempo, perché questa idea dell'apice etsu durece roba jate mamanani abak. Sadhureva Sanantavya. No? Vuol dire, non vuol dire quello che pensate voi. Vuol dire che un vero devoto che segue gli insegnamenti di Krishna, non che prende un'ideologia abramica e ci appiccica sopra la faccia di Krishna e dice questa è la coscienza di Krishna. Quello lì non c'entra niente. Quando la Bhagavad Gita dice anche che Yetvanta Katam Papam, quando si è abbandonato completamente ogni comportamento colpevole, criminale, negativo, contrario al Dharma, allora si può diventare devoti. Prima di allora, signori, non siete devoti. Non siete devoti. Credete di essere devoti, vabbè, capirai che tipo di impatto potete avere sulla realtà. L'unico impatto che potete avere sulla realtà è mandare la missione di Chaitanya giù per lo scarico del gabinetto. E questo, scusate, ma non è tollerabile. Va bene, se qualcuno vuole partecipare a un dibattito, rinnovo l'invito, io tengo incontri virtuali ancora per un po', non andrà avanti in eterno, questa è una stagione della vita per cui c'è questa possibilità. Se a un certo punto sono riuscita a pubblicare un numero sufficiente di video, io mi posso anche fermare, mi occuperò delle persone che mi chiedono assistenza, finirò di scrivere i miei libri e gli incontri virtuali magari li farò, magari no, non è mica detto. Va bene, grazie dell'attenzione e mi raccomando, leggete la Bhagavad Gita, ma quella diciamo così, in sanscrito, e prendetevi un bel vocabolario perché vi servirà. Grazie, Jai Jagannath.